Ciao, io sono Antonello La Torre, capitano di Eddie Cristo, e questo è il mio locale dove in questi giorni stiamo preparando con la Contrada il presepe per l'evento che faremo organizzato dal comitato Babbo Natale al Castello. Come vedete, ancora in fase di realizzazione, in quanto con calma e con tanto impegno e tanto lavoro stiamo cercando di mettere su un bel presepe natalizio utilizzando materiale molto semplice come il legno, che sarà appunto la base di tutto questo lavoro. Il legno lo utilizzeremo soprattutto per la capanna, che sarà il punto focale del nostro presepe, una capanna quasi ad altezza uomo, una capanna grande che darà appunto luce sulla natività, accompagnato da uno sfondo montuoso, una roccia, una parte di ruscello finale che finisce in una bella foglia. Questo è il nostro presepe, semplice come, diciamo, come tutta la contrada, come tutte le contrade, molto semplici, e soprattutto significante, molto importante per noi. Questo è il primo punto del nostro locale, la parte del presepe, che si sposterà poi dall'altro lato, dove qui ci sarà una parte un po' più natalizia, un albero di Natale con le nostre foto di contrada, un lato un po' più da locale, da cameretta di Babbo Natale, dove ci sarà un fuoco acceso, un camino, e l'angolo lettere per i più piccoli. Quindi venite a trovarci, perché sicuramente ci sarà da divertirsi, questo è sicuro. Poi, perché no, i più piccoli potranno mettere la loro lettierina e chissà, Babbo Natale potrà completare tutti i loro desideri. Ecco, questo è il nostro piccolo presepe, il nostro piccolo sogno nel cassetto, realizzare un qualcosa, realizzare sempre qualcosa per gli uccelli, per gli altri, affinché questo paese torni veramente a vivere tante dinamiche dal Natale, dalla festa, dal Carnevale, e viva sempre di più il paese, viva sempre di più, vivono i celiesi, perché noi senza di cieli non possiamo stare, di conseguenza Celie ha bisogno delle contrade affinché veramente si possa sentire l'aria natalizia e tutti gli eventi che dopo Natale seguiranno. Quello che vi voglio dire è questo: venite a trovarci, noi saremo qui dall'8 dicembre, 8, 9, 10, 11 dicembre, e poi anche la settimana successiva del weekend, 16, 17, 18 dicembre, ci saranno anche altri ospiti. Noi ci saremo qui con il nostro presepe, non solo qui, altri 5 presepi, ci sarà Babbo Natale al Castello, ci saranno degli stand gastronomici, venite a trovarci, abbiamo bisogno di voi. Noi non sappiamo se stiamo facendo una cosa bellissima, ma siamo sicuri che faremo di tutto affinché questo diventi tale. Noi stiamo cercando di lavorare, mancate solo voi. Venite a trovarci e vi aspettiamo, tutto qui. Inoltre voglio fare un saluto particolare anche agli amici che non sono qui a Celie e che sicuramente vorrebbero essere qui. Tutti gli amici americani, ciao! Chissà, io so che da voi c'è la nostra festa anche, ci sono gli stendardi, sono i contatti, chissà come sarà il mio collega capitano di Eddie Cristo, chissà se un giorno ci possiamo incontrare. Voglio farvi un grande saluto e siete sempre benvenuti, quindi qui trovate sempre casa vostra e noi saremo qui pronti ad accogliervi. Tutto questo, voglio augurare un buon Natale, voglio augurare tanta gioia e tanta felicità, e voglio che viviamo insieme questo periodo più bello e magico dell'anno. Quindi tanti auguri, vi aspettiamo e un bacione grande grande grande. Ciao!
Questo presepe è stato realizzato da noi ragazzi di Contrada Piscine, tutto fatto in maniera veramente artigianale, iniziando dalla base, che purtroppo ora non si può vedere, fatta di tavole, a finire al panno, a tutta la carta roccia messa foglio per foglio nei dintorni, con le fontane create da noi, il ruscello e quant'altro. Noi ci teniamo moltissimo a questo progetto che stiamo portando avanti. Quello che noi stiamo cercando di creare e di portare avanti è, diciamo, dare vita a questo paese, ridare vita a questo paese, quello che un po' con gli anni del Covid abbiamo perso e quant'altro. Quindi quello che stiamo cercando è proprio, iniziando dai più piccolini, finendo a noi che comunque ormai siamo già un po' anziani in questo. Non per niente quest'anno io con il vice, che è Michele, abbiamo fatto entrare in contrada molti ragazzini, proprio perché noi ci teniamo al fatto che debbano crescere con noi, e quindi noi con il nostro spirito e con la nostra forza vogliamo cercare di trasmettere a loro la stessa emozione che si prova nel fare queste cose. Quindi quello che noi auguriamo è che per altri forse 30, 40 anni, 50 anni si possa portare avanti questa tradizione che noi portiamo ormai da tempo avanti. Io sono in contrada ormai da 16 anni, ho fatto, diciamo, tra un po' divento veramente vecchietto e posso, diciamo, mettermi da parte per dare spazio veramente a questi ragazzini che intraprenderanno lo stesso nostro percorso. E con questo auguro a tutti quanti voi, da parte mia e da parte di Contrada Piscine, auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo.
cioè io vorrei fare tipo con un pezzo un po' più grande di legno. Come fai tipo il... Raccontano che un angelo disceso a curiosare si ritrovò su un albero la notte di Natale. La neve su quei rami allor d'argento ed oro diventò e fu così che illuminò il bosco degli abeti. Per questo c'è quel simbolo, la sera di Natale. Capitano di Buterrito. Vi presento il nostro presepe. È ancora in lavorazione e stiamo cercando di creare un presepe tradizionale con materiali che abbiamo un po' recuperato, quindi scatole oppure cassette, pedane. Abbiamo cercato quindi facendo fai da te di recuperare questi materiali e di fare noi, quindi con le nostre mani, di ricreare il villaggio. E vabbè, ovviamente anche utilizzando calzarocce abbiamo creato qui il ruscello e creeremo un po' il villaggio. Chiaramente la natività verrà lì in fondo in alto, quindi è la cosa più importante. E questa iniziativa del presepe è molto importante perché ci permette di stare insieme. Molti ragazzi mi hanno confessato di essere anche contenti di vivere in questa maniera il Natale, che è da anni che non sentivano lo spirito natalizio, e proprio grazie alla costruzione di questo presepe, quindi stando insieme ogni giorno, sentono lo spirito natalizio, la bellezza di condividere, di lavorare insieme. E con questo vi auguro un sereno Natale dalla contrada di Buterrito. I don't want a lot for Christmas. Io sono Partituro Filippo e sono
contrada Sant'Angelo, una contrada che ultimamente si è molto rinnovata sia nell'aspetto che nel modo di lavorare, nell'aspetto perché comunque già da prima del palio ci sono stati nuovi ingressi, io in primis non entravo da 3 anni e anche altri ci sono stati anche altri nuovi ingressi, tra cui Carmen Mangiallardo, il marito, Daniele, Piero. Dopo il corteo, dopo il palio, noi siamo arrivati secondi nel seguito con un'altra contrada, c'è stato anche il cambio al vertice con Tommaso Menolascina, che oggi non è qui ed è sostituito da me in questa breve intervista. Niente, per quanto riguarda la forma e il modo di ragionare, ci rifacciamo sempre a ciò che era prima, lo spirito di Sant'Angelo, però stiamo lavorando molto su un connubio tra vecchie leve e nuove leve. Il nostro obiettivo è quello di richiamare più giovani possibili e appassionarli un po' alla storia del nostro quartiere, che comunque fa parte delle nostre radici. Abbiamo creato una pagina Facebook che invitiamo tutti quanti a seguire, Contrada Sant'Angelo, dove ogni giorno cerchiamo di aggiornarla con nuovi contenuti multimediali. E niente, questo è l'ultimo lavoro che stiamo completando, è il nostro presepe. Io vi invito tutti quanti l'8 di dicembre a venire qua a trovarci, via Regina Margherita numero 23. E niente, abbiamo deciso di rappresentare ciò che ci rappresenta, cioè ciò che rappresenta la nostra contrada, l'Abbazia Sant'Angelo, quindi un paesaggio rurale con una grotta fatta dentro un'abbazia. Lì abbiamo un monaco, qui abbiamo un prato, e chiaramente tutto realizzato con materiali riciclati. C'è stato poco investimento da parte della contrada stessa. Sant'Angelo vi aspetta nel suo presepe in via Regina Margherita numero 23 e sulla propria pagina Facebook Contrada Sant'Angelo. Buon Natale e buone feste! In fondi dei cuori.
sala fitta e questo è il nostro locale in fase di realizzazione. Abbiamo fatto un soffitto di pietra con la carta roccia, stiamo rivestendo con le bambù le pareti. Poi la natività sarà un po' particolare, lo vedremo al termine. Qui ci sarà l'angolo speciale anche lì, quindi siamo ancora in costruzione. I progetti della mia contrada sono più o meno gli stessi degli altri, cioè noi seguiamo molto la linea generale come organizzazione, perché con gli altri capitani c'è un bel rapporto, quindi lavoriamo molto insieme, e infatti ci siamo scambiati anche molto materiale, molte anche idee a volte, perché siamo amici prima di capitani delle contrade. Va benissimo così. Buone feste da parte della contrada La Pitta e vi aspettiamo poi per visitare il nostro presepe dall'8 dicembre in poi. Luce dona le menti, pace in fondi. Sereno Natale. La sera di...